Siamo qui con Saverio Scelzo, presidente di Copernicus SIM. Dottor Scelzo, voi siete presenti quest'anno al Salone del Risparmio con un vostro stand. Quali sono un po', diciamo, gli umori, le sensazioni che avete avuto qui a contatto con i professionisti dell'industria e con, diciamo, il pubblico che ha un interesse verso l'industria del risparmio? Noi oggi registriamo una certa tensione, non voglio dire preoccupazione, ma certamente una certa tensione. Tanti consulenti si stanno domandando, la nostra azienda, il nostro mercato è pronto per l'assoluta trasparenza che da qui a qualche mese i clienti si troveranno a vedere in termini di costi, mi riferisco soprattutto alle commissioni di performance, che renderanno giustizia, nel senso che per la prima volta i risparmiatori italiani potranno vedere gli effettivi costi che sostengono e potranno poi fare delle considerazioni in merito ai risultati ottenuti. E questo credo che ai consulenti finanziari comincia a essere fonte di una certa preoccupazione. Ecco, per quanto riguarda invece la vostra scelta di posizionamento sul mercato, visto che il mondo dei consulenti finanziari è un mondo in questo momento in movimento perché ci sono appunto grandi novità normative che hanno interessato il settore e che probabilmente porteranno delle trasformazioni nei prossimi anni. Quali sono un po' le vostre strategie, se possiamo riassumerle, di posizionamento sul mercato italiano? Da sempre, e ormai sono quasi 20 anni che lavoriamo, ci siamo posizionati come una società multibrand vera, una società che non mette budget ed una società non piramidale. Questo nostro modus operandi continuerà ad essere il nostro cavallo di battaglia. A questo si aggiunge anche il fatto che abbiamo da sempre puntato sui giovani, e adesso ci sono dei giovani che non sono più neanche tanto giovani perché sono presenti con noi da 15 anni e hanno potuto dimostrare in tutti questi anni un'assoluta capacità di confrontarsi con il mercato. Continuiamo su questa linea e continuiamo anche con la selezione di persone che capiscono dove vogliono andare, che hanno una visione di loro stessi di lungo termine. Quindi noi facciamo anche una certa selezione da questo punto di vista. Crediamo molto però che il futuro della consulenza finanziaria vada esattamente nella direzione che noi abbiamo intrapreso tanti anni fa. E quindi mai come oggi ci sentiamo forti. Grazie, dottor Scelzo. Grazie a voi, grazie.